canali su questo, su questa maniera sì. Dunque, non è un parametro che in realtà è legato strettamente, se abbiamo intuito bene, al funzionamento della condotta di per sé, quindi lasciamo nullo. Abbiamo detto che non mettiamo perdite, quindi perdite di entrata, perdite di uscita e perdite lungo la condotta le lasciamo a zero. La non ne mettiamo. Q0 la portata all'ingresso, a inizio simulazione la lasciamo 0 sempre, come il tirante era 0 prima, Q max lasciamo 0 per il momento. Sipeg è un altro parametro che effettivamente allora sarebbero le perdite, lasciamo 0, le perdite lungo la condotta, facciamo che la nostra rete sia bella nuova, che non abbia perdite, che sia bella. E settore. Dunque andiamo a salvare e a chiudere le modifiche. Adesso c'è la parte più delicata, ovvero tutti i parametri di subcatchments che in realtà precedentemente avevo sottovalutato. Dunque, sul gruppo di Google sono stati messi alcuni tutorial di QGIS specifici per andare a compilare tutta la parte di area, spessore, width e la pendenza, oltre che cilento. Allora, voi avete l'ID del vostro subcatchment, andate a mettere il nodo dove andare a mettere la portata che cade, la precipitazione che cade all'interno del subcatchment, dove va la gocciolina d'acqua che cade nel subcatchment 3, va al nodo J3. Io dicendo in definitiva quest'area qui la mando a questo nodo qui che per me è di monte, quest'area qui che io ho chiamato J, scusate all'incontrario, questa è l'area 1 che mando nel nodo 1, l'area 2 che mando nel nodo 2, l'area 3 che mando nel nodo 3 e l'output lo lascio libero. Quindi non è il nodo distanco. Scusi. Ma il nodo dovrebbe essere più in mezzo a sapere. Allora, concettualmente è lo stesso, cioè se fai con il metodo di Thiessen di Voronoi, dei poligoni di Voronoi, per esempio lui te lo calcola direttamente attorno al nodo, perché praticamente il tuo nodo è il baricentro di quei poligoni. Se tu lo fai a mano è indifferente, cioè nel senso è un criterio che tu utilizzi, non c'è un criterio univoco di suddivisione delle aree come vi ho precedentemente detto, semplicemente è un modo di suddividere l'area totale che tu treni. Nella realtà la portata che entra nella condotta viene convogliata attraverso i tombini e poi convogliata ai pozzetti, quindi viene raccolta lungo tutta la rete di drenaggio e poi convogliata al pozzetto che la spedirà all'altro nodo. Ok? Monte o valle, io vi ho fatto mettere monte, Daniele all'inizio suggeriva valle, io ho dimenticato il contrario, ma funziona ugualmente. Ma se mi avevi messo valle comunque vorrei. Va bene. Detto ciò, riapriamo la tabella attributi, quindi
messo rain, voi mettete la vostra, il vostro ID, l'area. Allora, l'area come si calcola? Avete la tabella attributi in modifica. Fate un apri calcolatore dei campi, aggiorna un campo esistente, io voglio aggiornare il campo area. Andate sulla lista delle funzioni, su geometria avete il dollaro area. Per le versioni più recenti, io ho una 2.4 di versione di QGIS, voi avete una 2.14, in mezzo ne passa, c'è anche una funzione area, danno delle aree leggermente diverse, hanno dei metodi leggermente, in alcuni casi anche il doppio, hanno dei metodi diversi. Il dollaro area credo che calcoli l'area direttamente di proiezione, quindi quella sul piano, lasciate quella lì, il dollaro area, e ve la calcola in metri quadri, se non sbaglio. Quindi andate a calcolare l'area, cliccate, scusate, l'ho cliccato due volte, per vedere se avete fatto giusto, se state facendo la procedura giusta. Qui vi mostra un'anteprima, quindi qualcosa sta calcolando. Non dobbiamo metterla in ettari, cioè posso fare di... Adesso arriviamo. Ok, e vi calcola tutta l'area. Adesso l'altro parametro che dobbiamo, che vi, prima precedentemente vi avevo detto che non serviva, semplicemente perché io, leggendo il manuale, avevo intuito che quei parametri lì servissero specialmente per quanto riguarda il trasporto dei contaminanti, perché avevo attribuito tutte le funzioni di raccolta portata alla percentuale di impermeabile che si associa e al modello di infiltrazione in definitiva.